una domanda da fare a Raimon Meisner. Se vi volete avvicinarvi, prego. Tu ti chiami? Samuele. Samuele, cosa vuoi chiedere a Raimon Meisner? Cosa ha provato quando è arrivato in cima all'Everest? Devo dire niente di speciale, è molto interessante. Tutti aspettano che sull'Everest, la cima più alta del mondo, la prima volta, sono salito due volte, la prima volta senza la maschera, anche la seconda volta senza la maschera, che lassù fosse il massimo della gioia. Invece non è così. La cima dell'Everest è soltanto un punto dove cambia la direzione. Prima va in su e poi scendo. E vogliamo scendere immediatamente perché lassù fa freddo, molto freddo. Lassù c'è vento, quando ero su la prima volta c'era un vento terribile. Non c'è il posto per sedersi, sì, un po' di posto c'è, ma poco. Manca l'ossigeno, significa bisogna respirare molto velocemente, come un cane, iperventilare si dice. E senti che lassù non puoi stare a lungo, devi scendere altrimenti è finita. Poi non c'è neanche il tempo per stare, perché ognuno di noi salito fino lassù vuole ritornare nella salvezza, nel campo base, vuole andare a casa. È un po' schizofrenico che qualcuno salga tanto in alto per settimane e poi sfugge e va soltanto giù perché sotto si sente meglio. Noi siamo felici sotto, non sopra.